Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Sì, siamo con Del Prete, il capitano, che parla quando le cose non vanno bene, e purtroppo oggi le cose non sono andate per niente bene. Lorenzo, com'è la situazione? La situazione è brutta, ne siamo consapevoli, di aver fatto una brutta partita e dobbiamo cercare di uscire tutti insieme da questo momento, perché come ho detto prima, Perugia non è una società ma una famiglia, quindi quando le cose vanno male è soprattutto la famiglia che ti sta vicino ed è in famiglia che si superano le difficoltà, quindi dobbiamo stare tutti insieme, tifoseria, società, allenatori e giocatori, per uscire da questo momento difficile. C'è stato probabilmente un confronto abbastanza lungo negli spogliatoi, perché siete arrivati, ovviamente sei arrivato qui in sala stampa con un po' di ritardo. Ecco, com'è un po' il clima in questo momento? Soprattutto penso che ci sia un po' di amarezza, di delusione, perché voi, ne siamo certi, volete dare quel qualcosa in più che però oggi purtroppo non c'è stato. È chiaro che i primi a essere delusi siamo noi, perché siamo noi che comunque andiamo in campo, siamo noi e siamo delusi per l'allenatore, perché ci dispiace che il mister ci dà tanto e non riusciamo a dargli altrettanto in questo momento. Ci dispiace per la società e ci dispiace per tutti i tifosi che vengono a vedere e ci sostengono sempre, anche in trasferta. Quindi te l'ho detto, siamo noi i primi ad essere delusi e ad essere rammaricati. Dentro i spogliatoi abbiamo parlato tanto, perché dobbiamo cercare una chiave per uscire da questo momento difficile. E quindi è chiaro che siamo noi che dobbiamo parlare e siamo noi che dobbiamo riunirci e trovare una soluzione. C'è stata una presa di posizione importante della curva che durante la gara vi ha detto, ha lanciato dei cori: siamo noi il Perugia, difendete i nostri colori, tirate fuori gli attributi. Ecco, forse è veramente il momento di tirare fuori gli attributi in maniera un po' più concreta, perché oggi è mancata forse questa concretezza, perché Perugia ci ha provato nei primi minuti, poi nel momento in cui magari ha provato a dare qualcosa di più siamo stati puniti e poi lì non abbiamo avuto quella forza magari di andare a recuperare. Io sono dell'idea che la curva e i tifosi possono esprimere il loro parere come vogliono, nel senso loro pagano il biglietto, vengono allo stadio, ci sostengono sempre, ci stanno sempre vicini, quindi loro possono applaudirci come fischiarci quando vogliono. Noi giustamente oggi abbiamo preso i fischi perché è giusto che li prendiamo dopo una prestazione così. È anche vero che se fossimo passati in vantaggio con Matteo sarebbe stata un'altra partita. Abbiamo sbagliato gol davanti alla porta, loro sono venuti giù, abbiamo preso gol. Abbiamo preso gol in contropiede. È sicuramente un momento difficile, come ho già detto, quindi dobbiamo stare tutti insieme, dobbiamo capire quali sono i problemi e cercare di rimediare al più presto. La scelta, e concludiamo, di non andare sotto la curva, ho visto che hai provato a chiamare i tuoi giocatori, forse era il momento prima di fare un confronto tra di voi? Sì, io sono sempre per andare sotto la curva se si vince o se si perde. Ho parlato con Gianluca e lui ha ritenuto giusto andare dentro i spogliatoi perché a testa bassa, che penso che comunque i fischi già li avevamo presi, quindi significativo anche andare in questa maniera ovviamente negli spogliatoi, no? Come dicevi, sì, tu, a testa bassa. A testa bassa, perché è giusto che andiamo dentro i spogliatoi a testa bassa con i fischi, è giusto che parliamo tra di noi e, come ho già detto, dobbiamo prendere una soluzione tra di noi. Poche parole importanti e dunque molto lavoro in questa settimana. Noi lavoriamo, ti dico, tantissimo, sempre, diamo sempre il massimo in ogni allenamento, in ogni situazione, fuori e dentro il campo. È chiaro che in questo momento dobbiamo curare ogni piccolo particolare, ogni piccolo, perché come vediamo purtroppo ci gira anche male, quindi dobbiamo limare ogni cosa. E questo qua si fa solo col lavoro in settimana e soprattutto dobbiamo recepire di più quello che ci dice il mister, perché se lui prepara la partita in un determinato modo e noi poi non riusciamo a rifarlo in campo, è solo colpa nostra purtroppo, quindi dobbiamo essere più bravi noi a fare quello che ci dice lui. Grazie mille a Lorenzo Del Prete. Ciao, complimenti, buonasera. Per il successo. Beh, allora conviene che la prossima volta abbia di nuovo la febbre. No, beh, quello no, si potrebbe vincere anche senza quella. Ma è stata una nottata dura per me, perché anche qualche giocatore, perché anche Rizzato a fine partita non stava bene. Però ecco, al di là di questo, che può capitare, purtroppo se capita prima della partita è un pochino più noiosa la cosa, però al di là di questo credo che oggi si è visto una bella squadra, una squadra che ha giocato in maniera convincente, con personalità, con autorità, con tecnica, ha fatto due bei gol. Penso che era, sinceramente, anche per me, che sono notoriamente uno pignolo nella ricerca del, non dico della perfezione, però di tante cose, oggi
faccio fatica, però devo ammettere che abbiamo giocato una grande partita. Allora le chiedo che sapore ha per lei questa vittoria stasera? No, ma il sapore di una vittoria in uno stadio particolare, ma se non fossi stato allenatore del Perugia e non fossi perugino sarebbe comunque una vittoria straordinaria, perché questo campo dà delle emozioni troppo forti, insomma, voglio dire. Quindi l'applauso finale alla squadra, a me è stato veramente una situazione che uno se la poteva immaginare, fantasticare, insomma, invece è successo, quindi c'è solo, e lo dico con estrema sincerità, un pizzico di dispiacere, perché Perugia deve reagire, insomma, voglio dire. Io ancora oggi dico che se arriviamo un punto dietro al Perugia ci metto la firma già adesso. Solo che oggi non deve giocare come oggi, se no non ce la metto più. Solo che adesso il Trapani è avanti al Perugia. Ma adesso non conta niente, ci sono squadre più scarse, molte più scarse del Perugia, c'è qualche squadra anche più scarsa di noi che sta avanti, quindi non mi preoccupo, insomma, adesso conta relativamente. Io l'anno scorso arrivai a Trapani alla 12 giornate dalla fine, insomma, voglio dire, quindi mi sembrava di giocare, mi è sembrato poi alla fine di fare tantissimo, manca molto, manca troppo, quindi Perugia deve solo ricompattarsi, deve solo unire le proprie forze che qui ci sono e trovare una partita. Mi sembra che da 2-3 giornate c'è una partita importante, insomma, no? Potrebbe essere un punto di svolta. Tornando invece alla gara, il Trapani l'ha vinta nel secondo tempo giocando a calcio, ha dato dimostrazione di giocare palla a terra. È stata forse questa la svolta che lei ha dato, considerando che comunque ha lasciato in panchina giocatori come Citro, insomma, importanti per questo Trapani, però chi è stato chiamato in causa ha fatto veramente bene. Ma sì, la scelta della formazione è abbastanza chiara, no? Se tu giochi con Scozzarella, Nizzetto, Coronado e due attaccanti, sei ostaggio delle scelte, ovviamente ostaggio in senso positivo, sei costretto a giocare. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio perché questi giocatori più tecnici hanno sbagliato dei palloni semplici per le loro qualità, e allora lì mi sono preoccupato. Poi come è diminuito il tasso di errore di questi giocatori, allora la partita è cambiata. Quindi noi abbiamo sempre cercato, siamo venuti a giocare la partita, perché anche per qualche assenza, no, eravamo costretti non dico a fare questa formazione, però a impiegare questi giocatori. Mister, l'ho già detto in conferenza stampa, ma gliela rifaccio la domanda perché lei lo dica in diretta qui ai nostri ascoltatori che ci seguono da Trapani. Come fa il Trapani a passare da prestazioni, diciamo, come quelle di Chiavari a imprese come quella di questa sera, con il Trapani che esce fuori alla distanza nel secondo tempo meglio che nel primo, con quella convinzione, quella cattiveria che forse era mancata in fase di contropiede nel primo tempo? Ma perché rispecchiano l'allenatore, no? Io sono instabile, capito? Quindi siccome no, vabbè, ma a volte l'ho detto già precedentemente, siamo andati incontro a delle sconfitte. Se vuoi ti faccio nome e cognome, tipo quella di Brescia, tipo quella di Chiavari, l'ultima mezz'ora Novara, non incomprensibile perché la sconfitta ci poteva stare, però abbiamo mollato veramente, abbiamo dato l'idea di non combattere. Lei ha detto bene, al di là della consistenza dell'avversario di turno, no, che siano più forti o meno forti. Sì, e questo evidentemente è uno dei limiti che bisogna, se si fa in tempo, mancano 15 partite, correggere. Se no bisogna convivere con questa instabilità sperando che i momenti di positivi siano maggiori di quelli negativi, è solo questo, insomma, voglio dire. Però credo che questa vittoria, ripeto, in un campo non banale ma di straordinaria importanza, dia forza, perché queste sono vittorie che se tu le sai leggere dentro il tuo cuore e dentro la tua testa ti danno tanta forza. Ultima sottolineatura, dicevamo prestazione, risultato, lei lo invocava in precedenti settimane, stasera è arrivato tutto. Coniando un gergo pugilistico, avete lavorato ai fianchi dell'avversario nel primo tempo e poi l'avete steso nel secondo, ma soprattutto è piaciuta lo spirito di sacrificio, l'applicazione e soprattutto la capacità di rimanere concentrati per tutti i 95 minuti. Sì, è vero, no? Tutti si sono sacrificati, gli attaccanti erano i primi a difendere e i primi a ripartire, a tenere palla, quindi se tu non giochi una partita, non dico perfetta, però di alto livello, qui non vinci, soprattutto non vinci come abbiamo vinto, insomma, quindi la concentrazione per una squadra
non è la qualità da ricercare, è un obbligo, e a volte però capita anche i giocatori di altissimo livello che la perdano, insomma. Mister, da Perugia torniamo un attimo sul piano emotivo, probabilmente avrebbe, fare questa impresa avrebbe voluto farla magari a qualche altra squadra, l'ha fatta col Perugia, e abbiamo visto che sul secondo gol tutta la panchina ha saltato, lei leggermente meno, però al termine ha ricevuto gli applausi scroscianti della Curva Nord. Che cosa ha provato? No, io non ho esultato né al primo né al secondo gol. Io il primo non l'ho visto, però. Ma non perché io odio i giocatori che non esultano mai, insomma, voglio dire, quindi sono stato uno di quelli che ha sempre, però oggi non, cioè, ve lo dico sincero, non ce la faccio esultare a Perugia, è chiaro che sono contento, però non c'è una professionalità, una passione, no, che non mi sembrava logico, la gioia c'era, perché sarei ipocrita se dicessi che non ero contento, però esasperare quella gioia con una manifestazione fisica sarebbe stato, a mio giudizio, sbagliato in questo momento, soprattutto in un momento dove il Perugia sta soffrendo, sarebbe stato da maramaldo, e quindi non mi piace questo atteggiamento. Gli applausi? Ma gli applausi sono un segnale d'affetto straordinario, insomma, voglio dire, però io sono uscito tante volte tra gli applausi, a volte anche magari con qualche piccola contestazione, però questo, oggi veramente quando sono uscito mi sembrava di quando uscivo 10 anni fa e ero l'allenatore del Perugia, tra gli applausi, poi mi sono girato dietro visto che era un altro campionato, erano altre squadre, ero l'allenatore del Trapani. Possiamo chiudere così, il Trapani ha vinto in trasferta, terza vittoria stagionale, speriamo ce ne siano delle altre ovviamente per il Trapani, però Cosmi ha vinto in casa sua questa sera. Sì, vabbè, ve l'avevo detto che il giro di ritorno saremmo migliorati in trasferta, però è anche vero che bisogna seguitare col trend positivo in casa, perché in casa invece non stiamo facendo benissimo ultimamente. Grazie mister, sì, siamo con Coronado, hai fatto un gol fantastico, insomma, quello che poi ha permesso alla Trapani di vincere, una vittoria importante per voi e per la squadra. Sì, una vittoria molto importante per noi, su un campo difficile, contro una squadra difficile, era da un po' che non prendevamo i 3 punti, abbiamo preso i 3 punti su un campo molto importante e siamo molto contenti. La tua storia è una storia che ovviamente ha attirato molto le attenzioni di tutta la stampa e ti stai facendo apprezzare per quelle che sono le tue qualità. Dove arriverà Coronado? Dove vuole arrivare Coronado? No, Coronado sta pensando a fare il campionato con Trapani, aggiungere la Salvezza prima possibile e niente altro. Sto pensando solo a giocare qua, voglio fare bene, che non ho fatto niente ancora, e cerchiamo di lavorare ogni settimana, pensare a ogni partita e continuiamo così. Dentro lo spogliatoio per il mister sapevate che era una partita importante, come l'ha vissuta il mister, voi come l'avete visto? Ovviamente per lui è una partita un po' più speciale, no? Tornare sul campo che lui ha fatto molto bene, noi abbiamo provato diciamo di portare il 3 punti anche per lui stasera, come sempre, però oggi è un giorno speciale anche per noi, per i nostri tifosi, e abbiamo in spogliatoio, era normale come ogni partita, siamo concentrati, cerchiamo di fare il nostro lavoro. Grazie mille a Coronado e complimenti. Sì, siamo con l'autore del secondo gol, il tuo ingresso in campo ha permesso comunque alla Trapani di portare questi 3 punti importanti a casa, quando vedi Grifo insomma ti esalti perché ci avevi fatto male anche con la maglia del Crotone. Sì, anche l'anno scorso ero riuscito a fare gol e mi hanno procurato un rigore, se non mi sbaglio. Sì, sono contento di questo risultato, che più che altro dopo il 4-0 di Chiavari ci danno tutti per magari una squadra che fuori casa non riesce ad avere delle prestazioni come è successo lì a Chiavari, ma siamo riusciti a dare una svolta a questo motivo di non so, una situazione un po' difficile, diciamo. Sì, di questa situazione un po' difficile sul risultato fuori, perché poi bravo, sì, sul risultato perché gli episodi ci avevano penalizzato a Chiari, ma invece oggi siamo riusciti a stare più sereni, a prendere le misure su Perugia che hanno fatto i primi 20 minuti di fuoco, siamo riusciti a prendere le misure su di loro e a portare a casa questo risultato. La partita
partita importante per il Trapani, ma anche per il vostro mister. Cosmi tornava a casa, è stata una settimana un po' particolare per lui, se ce la puoi un po' raccontare, lui come l'ha vissuta e come ovviamente l'ha fatta vivere anche a voi un po'. No, ma su questo punto di vista il mister durante la settimana non ci fa sentire molto la pressione, non ci ha fatto sentire molto la pressione di questa partita, che per lui penso sia la partita più importante sotto il profilo personale. Ma ci ha lasciato tranquilli, ci ha comunque fatto capire che venivamo da una partita difficile, dove abbiamo preso una bella scoppola e dovevamo cercare di cambiare, sì, di andare una svolta e cambiare questo andamento negativo. Grazie mille a Torregrossa.